Ciao a tutti, bentornati su Natimeta, siamo il Lore. E che robe? E oggi unboxing di Monobusta Collector di Le Caverne Perdute di Ixalan. Abbiamo fatto questo acquisto un po' folle, visto che le monobuste sono sempre rischiose, sono sempre un jackpot. E qui abbiamo il Fungus Tesoro Fungus Foil, token bifronte foil come in tutte le buste. Hunter's Blowgun, Dreadweight, niente di speciale. Ancestor Aid, +2/+0 for strike, crea un tesoro, questa in limited non è male. Tinker's Thought, così così. Colossodattilo, questo è bella, mi piace perché è ignorante, però ignorante, niente di speciale. World to History, costa 5 counter artefatto creatura, discover Ixdovix, costo rimane quella creatura, beh non è male questa, non è male. Gauntlet Leech, costa uno in meno per ogni caverna che controlli nel caverna del tuo cimitero, 5-5 lifelink, onesto. Un'isola foil di quelle alternative, bellissima. Shiteclaw Raptor, questa qui è sempre dell'espansione regolare, che non si vede bene lì, sì, sì. 4-3, ok, se non è tuo turno fa 4 danni quando lo lanci, ok, va bene. Oh, mitica... Abbiamo il dio Ogier Kasl. Ah, quello che avevo trovato mitico, anch'io. Bellissimo questo, quello che non è indistruttibile, ma ritorna trasformato, quindi non è male. Kuzil Flankers, costa 3 flash, quando entra scegli uno, tra i +1/+1 su di lui per ogni creatura che resta del campo di battaglia in questo turno, fai 2 vite e profetizza 2, e il cimitero di un giocatore, ok, carina, versatile. Shion of Calamity, ok, il come si chiama, lo Zakama un po' più scarsino, che ha Miriade. Oh, Besearch Eagle Pillager, costa 3 first strike, 3-3, ogni volta un pirata che controlli attacca scegli uno che non è stato ancora scelto in questo turno, crea un tesoro, una creatura non può bloccare in questo turno, esilia una carta del tuo grimorio, puoi giocarla in questo turno. Cresting Mostrosauro da Universe Beyond di Jurassic Park, bello. Costa 8-4-8, Emerge, costa 7, puoi lanciare questa magia sacrificando una creatura e pagando il costo di Emerge ridotto dal costo di mana di quella creatura, ok? Quando entra, se l'hai lanciato, fai tornare ogni creatura non dinosauri ma non suo proprietario, quindi ottimo, ottimo, è un Cyclonic Rift un po' più scarsino. E qui abbiamo l'ultima con una foilatura super super bella e un art molto particolare, la Whale of Forgotten, carta ormai classica che abbiamo sgustato in molteplici copie. Già. Costa 2 stregoneria, discese 8, se hai scegli uno, se invece hai 8 più permanenti nel tuo cimitero scegli più di uno, fa tornare in mano una permanente non terra in mano suo proprietario, un avversario scarta una carta, guarda le prime tre del tuo grimorio, metti una di quelle carte nella tua mano e il resto nel tuo cimitero. Ok, bustina che nel complesso penso non si sia ripagata. Non si sia ripagata, però insomma, dai, Ogier Kaslem lo userò, Cresting Mostrosauro lo userò e vedrete in futuro dove, e altre carte qua sono abbastanza carine, niente di sconvolgente purtroppo, e niente, come sappiamo le collector sono così, già buono di aver trovato una mitica. Esatto, anche dall'antimete è tutto al prossimo questo video.